benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di reaction, di cucine da incubo, come tutti i lunedì. Ora è appuntamento fisso i lunedì delle nuove puntate di cucine da incubo, dove noi andiamo a vedere, a reactionare e vedere che robe, che tipo di ristoranti ci stanno in giro. Prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, ricordatevi ovviamente, come al solito, come sempre, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fa tutte le cose che dovete fare sempre, altrimenti ve manno a sti ristoranti, anzi no, perché poi ora li hanno aggiustati, quindi vabbè, iscrivetevi al canale. Voi ragazzi, mi raccomando, ovviamente durante quello che andate a vedere, commentate qua sotto se anche voi avete avuto un'esperienza un po' particolare, un po' così, ma che non ci ritorno più, in qualche altro ristorante in giro nella vostra vita, diciamo. Voi scrivetelo qua sotto nei commenti e vediamo a chi è andata peggio. Quindi andiamo subito a reactionare questa nuovissima puntata. A Parabita, in provincia di Lecce, si trova la Tana degli Elfi. Ristorante abitato da creature curiose e misteriose, ovvero i membri della famiglia che gestisce il ristorante. Iniziamo benissimo, iniziamo con questo ristorante, la Tana degli Elfi, un po' inquietante quelle cose là, quelle statuette degli Elfi. La titolare è Lia, ex cantante neomelodica. Suo marito Lello, oggi cuoco, era batterista e paroliere. Mi sono cimentato in variate... come si dice? Perfetto, proprio sì. Si vede che era un paroliere. Perfetto, il mai verbo parola fu più azzeccata. Se questa è la cosa, iniziamo bene, ma continuiamo, andiamo avanti. Ho perso il primo. In sala lavora la figlia Desiree, mentre suo marito Gianni dà una mano in cucina. Il figlio Rocco si occupa invece di allietare i clienti col suo progetto musicale Rino D'Angelo. Mia mamma mi ha ereditato questa sua passione, però non ricordo i testi delle canzoni. Ma come non ricordi i testi delle canzoni? Diniamo su fa, diniamo su fa. Crediamo agli elfi. All'interno del locale io credo che ci sia qualche elfo, perché ogni tanto spariscono gli oggetti, li trovi dopo una settimana. Io ci credo perfettamente, anche perché ho avuto un'esperienza. Avevo la febbre, ho aperto gli occhi e c'era un piccolo gnomo con un cappello. Sì, ok, per quanto riguarda gli oggetti che spariscono, magari forse un po' più di ordine. Quanto riguarda quelli che l'hai visto, era buona, era veramente buona probabilmente. Buongiorno. Buongiorno chef. Buongiorno chef. Vedere Cannavacciuolo è un po' l'idolo, stiamo sempre parlando di uno chef stellare, voglio dire, no? Io volevo fare... uno chef stellare, sì. Obi-Wan che Cannavacciuolo. Obi-Wan che Cannavacciuolo. Ci sta. Fatemi mangiare. Un villaggio di merda che avete fatto. Se lo chef ha gradito il villaggio degli elfi, non potrà che apprezzare anche la cucina. Questo è il menù chef. Ah, perfetto. Cioè, proprio gli ha detto proprio nei denti. Avete fatto un villaggio de merda con questi cosi degli elfi. Ah, proprio delicatissimo, direi. Delicatissimo. A te ti piace questo locale? Sì. Proprio il disegno qui dietro che c'ho alle mie spalle dell'elfo? Sembra un elfo che sta partorendo? No. Io vedo vista a bidoni. Sì. E sinceramente... è antipatico. Non ho mai vista a bidoni. Sì, diciamo, è un po' scomodo, diciamo, non è tanto così, diciamo, un po' scomodo la vista del bidone, però sempre uno stile proprio shottish, diciamo, stile shottish. E ci sta, stile shotty. Ecco un piatto magico, le cozze all'elfo. Si rappresenta il piatto? Era uno dei piatti forti. Sentite il mare per caso? No, sto fritto. No. Forse perché ci sta solo quello. E sì, questo fa sempre parte dello stile shotty, che dicevamo prima, insieme ai bidoni. È stato preso
Talà. Allora, chef, queste sono le pappardelle alla buffina. Ah. Questi sono quei piatti che fanno male alla ristorazione. Fanno male anche al fegato, diciamo. Fanno male anche al fegato, allo stomaco e... E perché poi, perché buffina? Cioè, perché, perché buffi? Non lo so. Siete in quattro e non vedete questa cosa qua. No, nave, cioè, non... No, minchia, era una sbranga di ferro sopra il piatto, cioè... Cioè, voglio dire, un pezzo così di ferro, no, non l'hanno visto. Forse era, pensavano che era della decorazione del piatto. Una buona scusa, decorazione del piatto. La maggior parte dei tavoli viene occupata dai clienti incuriositi per la presenza dello chef Cannavacciuolo. Buonasera. Buonasera, chef. Buonasera, 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 chef, buonasera. Secondo me non hanno mai visto tutta sta gente come c'hanno stasera. Io poi sono venuto tutti per vedere lo chef, però forse ma vedrò manco uno. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Dopo averli lungamente cercati, gli ingredienti vengono infatti scongelati tramite il microonde vintage di Lello. Mo, microonde a tutta forza, come se non ci fosse un domani. Mo, tutto congelato era. Tutto congelato, quindi dovrebbe uscire tutto bello, veloce, rapido e buono soprattutto. Tutto congelato, tutto buono. Per fortuna ad aiutare stasera c'è anche Rocco, in arte Rino D'Angelo, a cui spetterà l'intrattenimento musicale. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Molto piacere. Tu chi sei? Rocco. Rocco, sei un attimo in tilt tuo padre, eh? Sì, e io do una mano. Sono... No, devi cantare, devi a cantare. E a cantare. Pensa solo a cantare, leggendo i testi. Ma io dico, ma come lo fanno a po'? Vabbè, andiamo avanti, vediamo la serata come esce. Dopo 45 minuti, due gnocchi alla Sorrentina. Un altro ristorante d'Italia in 45 minuti, due piatti, non c'è, eh? Ti mettiamo sul Guinness dei primati? Secondo me sì. Stavamo facendo figura di merda e basta. Siamo due testi di c***o. Meno male, ti sei dato la risposta da solo. Oh, e dine un'altra, e non so, hai detto tu però, sì, l'hai detto tu, non l'hai detto tu. Però su roba congelata, quindi se scongela, come cazzo è possibile? Elfi, ma che Elfi? Qua neanche San Giornale buttare la mano qua. Non mi è mai capitata una situazione del genere. Mai. Ci voglio credere. Sì, infatti, come cazzo è possibile? 45 minuti solo per un piatto. Benissimo, benissimo. Di attenzione, problemi dalla cucina. Per i prossimi piatti ci vorrà una mezz'oretta. Cioè, più ci penso e più sto male. Sì, sta male anche quelli che la stanno aspettando. Però forse non è andata tanto male, perché cioè, forse se non hanno mangiato, probabilmente stasera, quella sera, riescono a dormire in pace. Vabbè, a te ora con pensiera, niente voglia, niente svelicata. A chi vuoi uccidere, Lia? Dimmi la verità. No, va bene. Infatti, proprio così, che quelli che se ne vanno e lui che canta, giustamente. Ah. Terminata l'esibizione di Rino D'Angelo, dentro al ristorante rimangono solo le espressioni colme di rimpianto dei gestori. Da dove inizia? Lia. Non ho idea. È stato un disastro. Ma neanche un disastro, eh? Perché deve succedere qualcosa perché avvenga il disastro. Effettivamente qua non è successo praticamente niente, se non uscire uno o due piatti così per misericordia, per culo. Sono usciti due piatti per culo in un'ora e mezza. Allora, oggi facciamo due ricette semplicissime. Vabbè. E poi sono due ricette furbe, che significa che io lavoro prima, quando c'ho il cliente a tavola, devo riscaldare e servire.
Oh, quindi mo gli sta insegnando a cucinare, non più a scongelare col microonde degli anni 80. Vediamo se imparano qualcosa. Senti questo rumore, senti. Senti, vedi cosa ho fatto io? Messo i moscardini, ma ho alzato ancora di più sotto, perché se no si raffredda troppo la temperatura della padella. Capì? Quindi si sta. Gli sta insegnando un po' a fare i nuovi piatti. Ora andremo a vedere come gli ha fa a farli. È un altro posto, diciamo, è proprio un altro posto completamente. Hanno cioè, veramente stavolta hanno fatto proprio raso al suolo e rifatto tutto da capo. Bravi, bravi, bravi. Tra poco le vedremo, tra poco le vedremo, però effettivamente a me questa parte che piace di più, proprio l'effetto 3D del vecchio e nuovo, così. Mi piace molto, mi piace molto, diciamo. Ognuno al suo posto, dai. Sono carico, altro che siamo carichi, perché qua è un lavoro di squadra, non ce n'è. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Mi raccomando, cucinate bene e non scongelate la roba congelata. Speriamo che gli hanno buttato qua la roba congelata che avevano. Vabbè, andiamo avanti, vediamo come va la serata. Due mani, lavora sempre con due mani, perché uno prendi e tu l'altra D'accordo. mano guidi, guarda. Avere una nave scuola, una nave guida, vuol dire tanto. Questa la devo mettere là, però. Sì, cioè, no, non è che capita tutti i giorni cucinare con canavacciuolo. Mi raccomando, cioè, speriamo. Questa volta i piatti lasciano veloci la cucina, incontrando l'apprezzamento della clientela. Ottimo, ottimo. Sapore originalissimo. Ah, finalmente, finalmente un po' di complimenti da parte dei clienti. Quindi sta andando bene, sta andando bene. Ancora, però ancora le pacche non le abbiamo viste di cannavacciuolo, quindi vediamo se ci saranno. I nostri complimenti allo chef. Senz'altro. Complimenti dal tavolo numero 7. Grazie. Grazie mille. È gratificante portare i complimenti alla cucina, proprio perché stando bene i clienti stiamo bene anche noi. Certo, quindi mo andiamo a vedere come si conclude la serata, se continua ad andare tutto bene. Stasera è stata una sorpresa, sono venuti tutti vicino a me, abbiamo cantato tutti insieme. Sicuramente è tornata all'armonia. Oh, che beh, tutta a cantare e ad applaudire. E chi sta cucinando? Non lo so, forse nessuno. Avranno già finito di cucinare. Andiamo a cantare, lasciamo le cose là a fare. Vabbè, beh, ci piace come si è girata la situazione a sto posto, ci piace. Io quello che potevo fare l'ho fatto. Adesso tocca a voi. Dai. Grazie di Grazie, tutto, chef. chef. Ciao, voglio fare il bravo. La morale di tutto questo è tutto ciò che è negativo, io credo che debba rimanere al di fuori di quella porta lì. Sì, in un certo senso, sì. Le pacche le abbiamo viste molte di meno rispetto alle altre volte. E vabbè, vediamo come si finisce. Ciao, voglio. A posto? A posto. E vabbè, rimangio quello che ho detto prima, li ha proprio sfondati di pacche. E vabbè, brava Cannavacciuolo, brava. Speriamo che hanno imparato la situazione, diciamo. Voi ragazzi, mi raccomando, se ci siete andati a sto posto, a sto ristorante, scrivetelo qua sotto nei commenti e dite com'è la situazione attualmente. Va bene, ragazzi, ovviamente continuate a commentare qua sotto, a scrivere qual è stata la vostra esperienza in un ristorante di qualcosa di proprio di strano, brutto. Vabbè, ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video di venerdì, che ancora non so quale sarà, ma ci sarà un video sicuramente. Vabbè, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale Sciocari.